Ma sicuramente un bilancio estremamente positivo. Napoli ha mostrato tutte le sue anime, tutte le sue sfaccettature, anche quelle meno conosciute, ai tanti delegati che sono venuti da tutte le parti del mondo, un'occasione anche di dibattito, di discussione con quelle che sono sia le opportunità che i problemi della gestione turistica di un grandissimo sito come Napoli. Ho incontrato la segretaria dell'UNESCO, abbiamo lungamente discusso su quelle che sono le cose da fare, su quelle che sono le opportunità che questa città può avere e che l'esperienza di questa città può trasferire a tutto il mondo. E non c'è nessun rischio, anzi abbiamo avuto grandi apprezzamenti per il lavoro che si sta facendo. Chiaramente abbiamo nuove sfide davanti, che non sono solo le sfide di Napoli. Come coniugare crescita turistica ed economica con la conservazione e l'equilibrio con la vita delle città, questa è la grande sfida che tutte le grandi città d'arte hanno davanti, e su questo tema abbiamo discusso anche su quelle che sono le esperienze positive di Napoli, dalla sanità ai quartieri spagnoli, alla realizzazione dei tanti programmi che sono in corso, quindi Napoli ha mostrato il meglio di sé. Fino a stasera è aperto il confronto sulla tutela dei centri storici nella conferenza mondiale dell'UNESCO a Palazzo Reale, per discutere sulla tutela dei centri storici rispetto a temi come la globalizzazione, la turistificazione ed altre sfide di questo nuovo millennio come la sostenibilità. E durante la 3 giorni, molti delegati UNESCO delle 194 nazioni presenti in città in questi giorni hanno visitato ieri il centro storico di Napoli, città dove convivono tante culture diverse e millenarie. Buonasera, sono la Sirena Partenio. Sono stata a inizio alla città di Napoli ed è per questo che il popolo mio chiamano i partenopei. Il mio corpo l'hanno sempre cercato, ma mai l'hanno trovato. È tra le acque del mare che voglio restare per dare voce a tutte le donne che vogliono ancora parlare. Questa 3 giorni che il Ministero della Cultura, il Ministero degli Esteri, lavorando accanto al Comune di Napoli, hanno voluto nella nostra città per celebrare le giornate del patrimonio materiale e immateriale della cultura, sono un significato molto forte, un significato forte per la nostra città, che ancora una volta viene indicata come una capitale indiscussa della cultura, un segnale importante perché si è messo a conoscenza degli esponenti ai più alti livelli dell'UNESCO la città, lo sforzo che l'amministrazione comunale sta facendo proprio per tutelare, favorire e valorizzare sempre di più il centro UNESCO della città. Ed è stato possibile, io ieri sera ho partecipato per esempio alla serata al conservatorio in cui è stato possibile fare apprezzare, conoscere e apprezzare agli illustri ospiti anche la nostra musica e la capacità dei nostri musicisti di contaminarsi con altri sound, con altri musicisti. Ieri c'era un incontro fra artisti napoletani e artisti africani ed è stata una serata veramente bella. Dunque, sono 3 giorni, poi tracceremo sicuramente un bilancio. Stasera lo faranno i ministri insieme con il sindaco. Sono 3 giorni che sicuramente hanno dato una luce ancora più luminosa alla nostra città.